Salve ragazzi, bentornati subito su server 2, eccomi qui. Guardiamo il lato positivo, ora dovrebbe essere bello pulito lì sotto. Oh, eccoci qui su Mario & Rabbids. Io devo ringraziare i Ubisoft e Tom's Hardware per avermi permesso di giocare a questo gioco leggermente in anticipo rispetto all'uscita. Non so quando farò uscire questo gameplay, sono già andato avanti, ho fatto un'oretta proprio per capire come funzionasse di per sé il gioco. Devo dire che mi piace parecchio ed è divertente anche. Insomma, è un gioco che volendo potreste provare. È uno strategico in effetti in tempo reale e vabbè, vediamolo insieme. Allora, questa è la diciamo la parte dove riusciamo a capire cosa bisogna fare e come bisogna fare. Ad esempio, questa volta dobbiamo arrivare nella zona sicura, che è questa, senza curarci di uccidere i nemici. Ora, ho visto che qui c'è una zona particolare in cui volendo ci si può muovere per poi andare qui e sbucare da questo lato. Non sarebbe nemmeno troppo male. Quindi direi che questa volta utilizzerò un approccio molto tattico. Parlare di tatticismo e di Mario mi fa un po' strano. Allora, mi metto lì così sto in difesa e intanto comunque gli sparo al tizio e lo prendo in pieno, che è una cosa buona e giusta. Poi con Peach vediamo un po', posso mandarla eventualmente da questa parte, però me la prenderebbero tutti e tre e non va proprio benone. Ecco, la posso mettere da questa parte, ecco qua. Peach, riesce a ucciderlo quello? È un po'... sì che lo riesce a uccidere bene. Lui è purtroppo è quello che sta messo peggio in effetti. Ecco, non so dove farlo mettere, ma spero che da qui si protegga, perché qui ha il 50% di possibilità di essere colpito. Tanto è il turno dei nemici, perché non posso appunto colpire nessuno e mi dispiace un po'. Le zanzare mi stanno facendo festa estrema sul mio corpo. Guarda, si sono andate a riparare anche loro. Oh oh, ne stanno uscendo altri tre. Quindi volendo posso uscire da quella parte e mettermi qui. Sì, posso farlo. Lo proteggerò lui perché un colpo ed è bello che è morto. Non sparo, ma non prendo niente. Poi Mario, vediamo un attimino. Da dentro lo possiamo posizionare su di lui, che lo fa mettere poi qui. Vedete, è tutta questione di tattica. Cerchiamo di capire. Oh, 100% addirittura, lo prendo al massimo. Peach invece, come al solito, la facciamo entrare in questo turbinio di robe, rimbalza su di lui e la posizioniamo qui dietro. Non ci interessa che venga, che non colpisca nessuno, ecco qui, però sono tutti e tre coperti. Adesso non potranno spararmi, credo. Infatti non possono spararmi perché sto dietro al muro, a meno che il muro non si possa in qualche modo abbattere. Quanto pare no, però ci stanno provando tutti ad abbattermi il muro. Oh sì, si è abbattuto il muro. Ah, questa è una dinamica di gioco che non conoscevo. Tre colpi abbattono un muro. Infatti hanno spaccato tutto. Ma non è un problema. Allora, Peach la mettiamo qui. Intanto vediamo di togliere di mezzo uno. Vai. Se lo prende. Vai. Ok, allora.
Lui lo faccio saltare da questa parte e mettere in copertura al 50%, va bene uguale. Vediamo se lo riusciamo a prendere. Ok, abbiamo rotto però la copertura. E Mario pure lo riposizioniamo dietro un muro intero. Allora, questo lo facciamo secco sicuramente, quindi via. Spero vi stia piacendo, perché ripeto, strategicamente parlando, mi piacciono gli strategici, è divertente. Possiamo mettere avanti veloce. Oh, vedi? Un colpo non è andato a buon fine, ma questo purtroppo me l'ha segato. Vabbè, non è un problema. Vai, torna ai nemici. Se non me lo uccidono, e non credo. Oh no, me l'hanno preso. Pensavo che il tubo mi proteggesse, ma a quanto pare. Ok. Ho il 50 e 50. Beh, prossimo turno arrivo. Ah, ok, battaglia completata. Ho preso 100 monete. Purtroppo 100 monete. Non mi servono a granché. Perché dobbiamo raccogliere queste monete? Perché, come vedete, guardate qui, seleziona armi. C'è la possibilità di sbloccarla. Dato quest'arma a Mario. Purtroppo le secondarie ancora vengono sbloccate. Quest'altra 30% possibilità di spinta. Possibilità di miele. Proviamo a sbloccare questa. Vai. Equipaggia l'arma, sì. Poi si potranno cambiare anche pezzi del team, tante robine. Non so se possa essere. Tanto c'è ancora quello che il vostro genere. Però non mi dispiace, devo capire come si evolverà la situazione, se diventerà estremamente più tattico oppure no. È fondamentale frenare il Rabid che sia unito al combinatutto prima che possa dare vita a altre atrocità. Non vi ho spiegato come è successo questo casino, questo fatto che i Rabid siano entrati nel mondo di Mario. Semplicemente hanno preso una lavatrice macchina del tempo, presunta tale, e sono arrivati nel mondo di Mario e si sono vestiti da cosplayer, solo che alcuni sono diventati cattivi e quindi combattono appunto contro i nostri eroi. Tutto grazie ovviamente a Mario e gli amici Rabbids, di cui avete sottovalutato le grandi abilità in battaglia. Perfetto. Sì, beh. E Beep Zero è colui che ci fa da guida in questo strano mondo. Intanto ci hanno sbloccato dei dipinti. Oltre a muovervi e a far fuoco, potete sfruttare una singola altra azione durante il combattimento. Ah, quindi questa ti dà la possibilità di fare addirittura un'altra azione. A Mario è riservato la vista dell'eroe, potrà colpire i nemici che si trovano nel raggio d'azione anche al di fuori di della normale successione dei turni. Oh, ah, quindi un'abilità. Rabbit Peach consegna il dono dello scudo, proteggerà dagli attacchi della maggior parte delle armi. Figo. Rabbit Luigi elargisco la super barriera, protegge dai super effetti e riduce i danni ricevuti. Ottimo. Mi piacerebbe ascoltare i vostri commenti al riguardo, quindi fatemi sapere se vi piace, vi interessa. Io ne farò un solo gameplay perché mi rendo conto che non possa piacere proprio a tutti. Però vi farò partecipi del mio ragionamento. Dato che ha quegli strani ripari, hanno lo stesso simbolo di super effetto di molte armi. Sembrano pronti a esplodere o qualcosa di simile. Meglio non usare le armi nei loro pressi. E invece noi le dobbiamo utilizzare. Prepariamoci alla battaglia cercando di capire chi sono i nostri nemici. Ok, sono i soliti, tranne questo che è un rimbalzello, lo chiamo io, balzelloso, mi fa cacchiare come nome, rimbalzello è più bellino. Ziggy primitivo che assomiglia molto a Buzz. Noi abbiamo un'arma al miele. Quindi, combattiamo. Allora, vediamo un po'. Mettiamo un attimino. Mettiamoci sempre in copertura almeno del 50%. Ok, proviamo a usare l'arma. Che figo!
Ah, ok. Vista dell'eroe. 20-28 danni se attivo. Vediamo un attimino che cosa combina questa. Non possiamo colpire quello perché non ha l'abilità del miele. Riduzione di danni. Ce lo mettiamo, non so quanto possa durare in effetti. Allora, lui lo spariamo qui con un bel salto. E poi proviamo a sparare a questo. E infatti, sì. Bisogna essere bravi a capire questo che è, rende immuni ai super effetti. Questo è quello un po' più stupidello, se mi permettete. Ah, vedi? Mario ha fatto fuori quello che era entrato nell'aggio d'azione. Oh, e adesso usiamo questi. Prima di tutto, via di scivolata. E poi, boom, sparo in testa. Ah, questo purtroppo non ci va di scivolata. Ci mettiamo qui dietro e gli spariamo. E con Peach dovremmo completare l'opera in qualche modo. Vediamo un attimo. Vediamo se ci possiamo mettere tipo qui dietro, ma tanto non servirà. Boom! Ok, morto. Sono carine le abilità, soprattutto quella di Mario. In effetti l'hanno fatto un po' più sgravo degli altri. Per questa volta, perché non conosco gli altri personaggi che poi si andranno a sommare. Sconfiggi tutti. Wow, bene, ci facciamo questa. Sembra che ci siano solo due ripari con i simboli dei Rabbids, ma i miei sensi hanno rilevato quattro. Potrebbero essere travestiti da ripari normali. Ok, valutiamo un attimo sempre la situazione. Questi hanno 50, questi sono i ripari che dicevamo prima. Credo che siano questi gli altri due. E infatti dobbiamo cercare come colpirli, ma credo. Ok, credo che la cosa principale sia sfruttare il tutto alla grande. Mettiamoci qui dietro, poi con la scivolata poi abbiamo, oh, forse lo seguiamo. Boom, 34, perfetto. Attiviamo. Mettiamoci qui. Oh, abbiamo il 50% di colpire, però. Allora, lo dovremmo segare. E in più ci mettiamo qui. Perfetto. Spinta, ok, no, era quell'altro quello. Wow, con la nuova arma è veramente figa. E soprattutto è figo il fatto che Mario abbia un colpo aggiuntivo. Ah, vediamo un po' cosa combinano. Si può andare avanti veloce, che è decisamente un'ottima cosa. Ah, possiamo colpire questo. E poi rientrare da questa parte. Si può colpire anche quest'altro. E metterci qua. Ho fatto un giro incasinatissimo. Ta-ta-da! E quindi sparare, no.
Possiamo provare a sparare a questo. L'abbiamo preso in pieno, quindi poi mi metto qui dietro. Così schiatta subito questo. Bam. Addirittura la spinta col critico. È veramente molto sgravo sto. Metterò qui. Bam. It's clear. Vabbè ragazzi, questo è Mario Rabbids, o perlomeno quello che sono riuscito a vedere io di Mario Rabbids. Ho giocato tipo un'ora e mezza, quindi credo che ci siano altre robette da sbloccare. Scusatemi, ero intrippato il cervello a vedere i numeretti che salivano. Ed è secondo me un ottimo strategico per Switch, perché credo che questa tipologia di giochi mancassero proprio. Non so ancora come si faccia. Poi si possono sbloccare ancora le cose. Insomma, c'è tanta robetta. Guarda che figo il cesso con la paperella. Bene, fatemi sapere se vi piace. Io nel caso qualche altro gameplay ve lo porto. Per adesso mi fermo qui, ripeto. Se raggiungeremo un numero congruo di mi piace e di commenti riguardo questo gioco, magari vi porterò qualche altra battaglia. Ci vediamo!